Cecilia e Ignazio, nessun anello, il regalo di Natale è un altro. Cecilia Rodriguez, niente anello di fidanzamento, il vero regalo di Natale di Ignazio è quello di Belen. Cecilia e Ignazio fanno sul serio, su questo non c'è più alcun dubbio ormai. Dopo il Grande Fratello VIP, sono arrivate le presentazioni in famiglia e entrambi sono stati accolti a braccia aperte. Nel corso di queste ultime settimane si era iniziato a parlare di una presunta proposta di matrimonio. In questi giorni, i fan più attenti si sono resi conto che sul dito anulare della bella Rodriguez è apparso un magnifico anello e tutti abbiamo iniziato a pensare che fosse un pegno d'amore ricevuto proprio dal giovane Moser. La realtà dei fatti è però un'altra e ce la rivela in grande anteprima il settimanale Spy. Al momento non si parla ancora di nozze, né tanto meno di solitari. Il bellissimo anello apparso sulla mano dell'Argentina è un dono che la giovane ha ricevuto da sua sorella Belen. Ma allora, cosa le ha regalato l'ex ciclista? Ignazio Moser e il prezioso regalo di Natale a Cecilia Rodriguez, la rivelazione. È stata la stessa Cecilia a rivelare alla rivista di Gossip la verità sull'anello e sul regalo che Ignazio Moser le ha fatto per Natale. Alt! Vi devo fermare subito. L'anello è un regalo bellissimo, ma arriva da mia sorella Belen. Ignazio, invece, mi ha regalato un bracciale tennis di brillanti altrettanto bello, anzi prezioso. Per ora dunque niente nozze, anche se ho notato che sono in tantissimi che ci vorrebbero vedere già sposati. Insomma, i fan della giovane coppia devono aspettare ancora un po' per la proposta di matrimonio, anche se forse non è neanche così lontana. Seppur Ignazio non abbia comprato un solitario, ha comunque fatto un grande passo regalando alla sua donna un gioiello da capogiro. Cecilia si svela, la verità sul matrimonio con Ignazio Moser. La Rodriguez ha svelato anche il suo punto di vista riguardo alle possibili nozze con Moser. Beh, non è detto che un giorno non succederà. Ma non corriamo troppo. Per ora stiamo benissimo così. Insomma, tempo al tempo.